Buon ciao raga, benvenuti dal vostro nonno della rete in questo nuovo video dove vi mostrerò il mio nuovo mazzetto Pokémon 2019, appena uscito giochi di squadra, perciò andiamo a vedere i deck nuovi dell'espansione. Allora, iniziamo dalla base. Da che cosa ho creato il deck? Da un fossile sconosciuto. Dopo Tyrantrum e qualcun altro in questa espansione sono usciti altri bei Pokémon che si evolvono dai fossili. Gabutops, è quello lì che non mi viene mai il nome. Omanite. Omanite e infine Aerodactyl. Gli altri che ho nominato sono fighi, però ci sto creando il deck, mentre con questo mi è uscito più spontaneo perché gioca da solo. Ho un fase 1, si evolve dal fossile sconosciuto, poi casomai vi parlo un attimo dello strumento, di come funziona. Comunque Aerodactyl è un 130 DPS. Con l'energia in colore fa super suono, cioè confonde il Pokémon attivo dell'avversario. E con 3 carte energia in colore fa un attacco della Santissima Madre. Cioè 90 più 90 se non controlliamo in panchina un Pokémon EX o GX. Ovviamente non avremo nemmeno uno nel deck. Premessa prima che me la scordo, allora il fossile sconosciuto in mano nel deck e nella zona scarti è una carta allenatore strumento. In campo è un Pokémon, non può essere schierato o messo come Pokémon attivo nella mano iniziale. Salve. Quindi vado. Sì, quindi io come Pokémon nella mano iniziale non lo si può inserire, tranne se non abbiamo per dire un Pokémon base e metterlo in panchina. Perciò la nostra mano iniziale è così, non può essere mai così, o solo con il Pokémon, solo con lo strumento fossile sconosciuto. Si deve essere un Pokémon base inattivo e casomai già schierare il fossile sconosciuto in panchina. Il fossile sconosciuto si può scartare perché non ha costo di ritirata. Una volta che è attivo, o lo si scarta o lo si evolve, non lo si può ritirare. Quando viene sconfitto, viene messo KO il fossile sconosciuto dalla carta premio come un qualsiasi Pokémon base. Quindi vi ho già spoilerato Inky, che richiamano i soliti Malamar. A me Malamar è il velocizzatore, l'abbiamo visto che l'ho montato pure in altri deck, fortissimo, fase 1, ha l'abilità psicocarica, una sola volta per turno possiamo scegliere una carta energia psico dalla pila dei scarti e inserirla a uno dei nostri Pokémon in panchina, vi raccomando, in panchina. Questo fa sì che ci fa caricare i Pokémon, diciamo gratis, grazie pure ai vari costi di ritirata. Possiamo caricarli in panchina o poi ritirarli e mettere il Pokémon già carico come Aerodactyl, che bastano 2 Malamar e l'energia di turno ed fa subito il suo attacco da 180. Ha una combo molto facile e molto forte. Un ditto che può diventare sia Aerodactyl che Malamar. Oraguru con la sua abilità in posizione ci fa pescare. Lunala per avere un altro modo per caricare i Pokémon e in più per avere un Pokémon base che picchia. Alla fine, oltre ai Rotactri, è l'unico Pokémon che picchia. 4 carte energia fa 20 per ogni energia segnata a ciascun Pokémon, perciò può fare veramente male. Machado fa rimischiare la mano di entrambi i giocatori e pescare 4. E Jirachi è la bomba di gioco di squadra. Vi raccomando, per chi vede il video, questa carta sta intorno alla ventina d'euro.
anche se una rara holo normale vale più di una GX, di una semplice GX. Ovviamente non la voglio paragonare a un Tapulele, a un Zeraora, Rayquaza, però fa il suo. Non è sbagliato scambiare un Jirachi per un Tapulele GX, o no? A questo punto mi sa che è proprio forte. Che cosa fa questa carta così forte? Ha un'abilità, Desiderio Stellare. Una sola volta durante il nostro turno, prima di attaccare, se questo Pokémon è il nostro Pokémon attivo, possiamo guardare le prime 5 carte del mazzo, mostrare una carta allenatore presente tra esse e aggiungerla alle carte che abbiamo in mano, e poi rimischiare altre carte nel deck, nel mazzo, e questo Pokémon si addormenta. Ok, perciò ci fa cercare l'allenatore che vogliamo, quindi il fossile o le Ultra Ball e tutte le altre carte allenatore che adesso vi mostrerò. Proprio forte come velocizzatore. Poi per scambiarlo, molti utilizzano lo skateboard di fuga, altrimenti uno scambio, un Guzman, eccetera, eccetera. 4 Ultra Ball per scartare le carte energia e andarci a cercare il nostro Pokémon. Una Minor Ball per un Pokémon base. Poi ci sono, insieme alla Minor Ball, due mappa scavafossili per cercarci, o dal deck o dalla pila degli scarti, un nostro fossile misterioso. Tre bici da cross, questo per ciclare, ho una carta su due carte, una in mano e una nella pila degli scarti. Un fossile misterioso per cercarci un nostro psico, un nostro Pokémon psico. Vabbè, delle carte fisse. Quasi tutti i deck, i nostri strumenti che servono per o rallentare l'avversario o per recuperare le nostre energie, i nostri Pokémon o fare lo scambio. Per scambiare abbiamo pure l'altare lunare perché un nostro Pokémon che ha un'energia psico assegnata ha il costo di ritirata 2 in meno. Quindi l'unico che poi diventa pesante, cioè con un'energia ritirata, è il nostro Lunala Prisma. Vi ricordo che le Prisma ce ne possono essere solo una nel deck con lo stesso nome. Poi, sempre come allenatori, Lilia, Telepath, Vacanziera, tutte carte che ci fanno pescare, come l'amica Camilla, e infine tre Guzman per scambiare sia il nostro Pokémon che quello dell'avversario. Dato che ci basiamo molto sulle carte della pila degli scarti, le carte energia della pila di scarti, abbiamo 9 energie psico e 3 doppie, così per far sì che il nostro Aerodactyl sia sempre carico, attivo e cattivo. E questo è il nostro deck di oggi. Fatemi sapere se questa versione vi piace. Mettete il like al video, commentate, richiedetemi deck, iscrivetevi al centro e basta, qualcosa da aggiungere? Niente? Alla prossima, raga, ciao!